sente? Perché non si sente il gioco? Perché non si sente il gioco? Allora vediamo subito. Ma si sente, no? Vediamo. Ma si sente, no? Vediamo. Ma si sente, no? Vediamo. Vabbè, si sente basso. Allora, combattimento, mettiamo la campagna. Che è sto coso? Raccogli gocce. Dove devo andare? Da qua? No. Boh, no, vai. Attorno alla caduta del reame. Non appena il re condusse l'esercito nella terra natale dei barbari, cominciarono a circolare voci di un complotto per puntare al trono. Quando si seppe che il re era stato catturato, la nazione venne invasa. Diversi nobili, tra i quali tuo padre, si adoperarono per porre fine alle ostilità, ma furono massacrati da una banda di ignoti masnadieri mentre si recavano al luogo del negoziato. Esausto e ferito, sei stato costretto a cercare rifugio in una remota penisola, dove si trova un piccolo gruppo di soldati a te fedeli. Anche se il regno è ormai perduto, forse potrai riuscire a vendicare la morte di tuo padre. Ci proviamo, e se devo raccogliere i cocci, i cocci. Io dico, muoviamoci adesso e colpiamo finché il ferro è caldo. No, 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 siamo in pochi, finiremmo per appunto. farci massacrare. Ci serve tempo per preparare le nostre forze. Che assurdità! Guiderò 6 dei miei guerrieri in territorio nemico col favore delle tenebre. Assolutamente no! I nostri uomini stanno morendo di fame, ecco quello che dobbiamo fare. La Dobbiamo discussione si preparare da protrasse a lungo mangiare, no? quella notte, ma infine Lord Woolsack si rivolse direttamente a te. Sir Longarm mi ha detto che conosceva bene tuo padre ed è per questo che voglio concederti un'occasione. È arrivato il momento di mostrare le tue qualità di comandante. Allora andiamo avanti. Oh, clicca. Ho cliccato, Vogliamo che tu sovrintenda alla creazione di un campo base. Comincia col trovare una radura adeguata, quindi usa il legname, ce n'è in Accumula 20 abbondanza per iniziare i lavori. carne e 20 e 40 di Posiziona una fortezza per creare il tuo castello. legname. Stai calmo però. Allora, il mio castello. Mettiamolo qua. Posiziona il granaio, sire. Mettiamolo qua. La taglia legna, lo mettiamo uno qua. Questo è il magazzino, per magazzino. Qua abbiamo le case cacciatore. E qualche capa cattura qua. Poi che ci possiamo fare? L'abbiamo messo. E niente più, appunto. Serve del legname. Attaccavo, serve del legname, madonna mia, quando è che non sentivo questa parola, serve del legname. Nessun cambiamento nel tesoro, signore. Mica devo, io sto vedendo se state lavorando, non c'è la velocità, guarda che sei davvero. Accumula merci, danni 20 ne devo accumulare, il legname 40. Ma qua il legname, stai vedendo, stanno facendo proprio le seghe, tutti i seghi. Vabbè. Che è sto coso? Ma? No, più vicino. Cosa fa? Gioca di rimpiantino. Cazzo è rimpiantino. Che se hanno bisogno di travagliare, però. Ma il legname non Serve lo del fa. legname. Non lo so, non devo farlo il legname. Oh, bravo. C'è un altro taglialegna. Qua dietro.
Serve del legname. Un'altra casetta la facciamo. Allora, come va la missione? Un messaggio dallo scrivano. Abbiamo trovato tracce di animali selvatici in questa zona, Sire. Qua. Ma davvero? Bravo! Ho fatto il cacciatore. So giocare, diciamo. Oggi gioco da quando ero piccolo, però. Questo sono io, questo? Signore, vada a casa sua. Cazzo stai chiedendo a passeggiare? Ma io non lo so, sto re, se ne va a passeggio. Siamo quasi senza cibo, mio sire. Mio sire, state mangiando come le porci. Non male. Serve più legname. Serve più legname. Nessun cambiamento nel tesoro, signore. Cioè, io devo fare tra qualche moneta. Le tasse sono un po' troppo alte. Ma no, rompere la minchia e pagatemi. Le tasse sono un po' alte. La tua popolarità sta calando. Va bene, togliamo. Non sono più un cacciatore. La carne è la rottura di palla su sto gioco. Guarda quanti bimbi. Cos'è questo? No, vabbè, no, torno a comere, non me le balle. Vai, cacciatori, buttate la carne. Tra la legna, quanti ne ho messi tra la legna? Vale 1 e 2. Aspetta, mettiamo altri tra la legna. No, vabbè. La legna qua. Un altro cacciatore. Sono scappati. Dove cazzo sono finiti? No, sono scappati l'animale. Non li vedo più. Che mi ha scritto? Ci vediamo WhatsApp. Almeno. È un gioco devi avere molta pazienza. Il granaio non è rimasto molto, mio sire. Molta pazienza. E meno male che ci sono gli obiettivi. Allora. I cacciatori sono la rottura di palla, sono lente. Sto lento a cacciare. Che è successo? Alex. Ottimo. Siamo quasi senza cibo, mio sire. Buongiorno Alex, hai visto? Mi aiutando. Ma che me la regalano e devo pubblicizzare il gioco. Ma questo gioco mi piace perché ci giocavo da quando ero piccolo. Io sono cresciuto con questi giochi così tipo Empire, cazzo da va. Il primo era stato però quello dei robot, Total Animation, una roba del genere. Ormai non c'è più. Oggi sono prese. Che sono prese? Che hai fatto? Hai trovato qualcosa di nuovo su Ark? Nel granaio non è rimasto molto, mio sire. No, ok. No, Bad mi ha regalato il coso. Ancora per gli anni, ancora mancano 3 giorni, però vabbè.
Ha regalato il cioccolato, dico per te, per la live. Ah! Ha regalato quello che ti avevo detto a te. Coglionaccio che è. Siamo quasi senza cibo, mio sire. Mio sire, siamo quasi senza cibo, ma se c'ho il cacciatore che babbe. Ieri sono crashato due volte e chiuso, che è salito. Ma come può essere? Perché ti crasha? E tu hai la scheda video meglio della mia, l'hai messo tutto al minimo, minimo, minimo. Se, poi c'è la connessione, perché tu hai il computer molto meglio del mio. Molto meglio del mio. Tutto l'ho. Io l'ho cambiato, prima era medium, lo sapete. E mi crashava peggio di te. Ora ho messo l'ovo, così adesso a leggere. Dai, mangiare, manco sti cazzo di cacciatori, sei tutto vero. Fallo, io ho fatto, l'altra volta quando io ho formattato, se ti ricordi che ho formattato il computer, l'ho aperto, ho guardato la pasta termica, ho tolto la pasta termica vecchia, ho preso il coso che mi sono comprato apposta per togliere la polvere, ho fatto ma di sciute, povero, lasciamo vedere. E mi, quindi muova. Ma ci sono punti in mappa, ma di crash forse perché ci sono troppi dino. O forse trovi qualche base Nel granaio non è enorme. rimasto molto, mio sire. Ma mio sire, ma qua sono 12. Cazzo dice che è rimasto morto. Forza cacciatore! Ciao, avevo finito, guarda, 77 di legno. Ma stavo schizzando. Vuole rimuovere. Facciamo altri cacciatori, ma che ti dico? Siamo quasi senza cibo, mio sire. Ma quando mai? Ma siete 12! Ma io mi chiedo, odiavo questo gioco solo perché so che parlava sempre. Siamo senza cibo, siamo senza questo. Ha bisogno di legname. Soprattutto quella faccia, ha bisogno del legname, madonna. Nessun cambiamento nel tesoro, signore. Aumenta i soldi, man. Ma ci sono. Ok, allora vado sul letto. Nel granaio non è rimasto molto, mio sire. Oh, sono rimasti 10 cose, mi dice che è rimasto morto. Dai però! Mica, ma come mangiate quante bocce? No, madonna! Ah, stanno arrivando, stanno arrivando, stanno arrivando. Vai, vai, forza, forza. Forza, fatemi finire sta cazzo di missione. Questa è la prima missione della la prima campagna. Poi là ti spiega come fare la guerra. Questo gioco è bello. Io ci ho giocato pure quello online. Madonna, quando risate quello online? Perché c'era il fatto che ti potevi fottere le risorse. Madonna. Togliamo le tasse. Un messaggio dallo scrivano. Gli scout hanno segnalato dei branchi di lupi in avvicinamento al castello. Dobbiamo Vittoria! recuperare i rifornimenti. Vittoria! Ho comprato Abbiamo anche vinto, gioco sire! interattivo. Sì, è bello, bello, bello. Mentre gli uomini trasportano i preziosi rifornimenti nel granaio, Sir Longarm e Lord Woolsack arrivano Arrivano al a campo. campo. E che cazzo vuole tutto uscire? Buon lavoro! Non male per essere il tuo primo tentativo. No! Oh no! Questo stupido ha creato il campo nel mezzo del sentiero di migrazione dei lupi. Bene, così gli uomini faranno un po' di pratica Pure prima di stupido, me ne combattere si sul stupisce. serio. Ora non mi resta che inviare uno scout per individuare una posizione più adatta. No, ti devo impiccare perché mi hai chiamato stupido a me. Come ti permette, il tuo re. Mi sembra di completare il forte. Giorno dopo giorno il campo viene circondato dai lupi che con i loro insistenti ululati tengono svegli gli uomini la notte. La Come fa? situazione sta per sfuggirti di mano quando lo scout di Lord Woolsack fa ritorno e tu vieni convocato nella tenda di comando. Se succede, se lei. Sir Longarm mi ha convinto a darti un'altra possibilità. Addirittura. Abbiamo trovato i resti di una palizzata abbandonata. Ogni inverno i lupi flagellano queste terre. Devi riuscire a ripristinare la palizzata il più velocemente possibile. Questa volta il fallimento non sarà tollerato. Cerca di ricordarlo. Ma no, tu cerca di Per ricordarla garantire sul la mio futuro, sicurezza lei. dei Ma tuoi dai, chi uomini, se no, devi sacco. sistemare la palizzata abbandonata. Sì, Posizioni il granaio, vabbè, sire. qui sta palizzata, vabbè. Ma stavo scherzando, ma io non lo so.
No, quello che si vede più sui cacciatori. Le mura. E il legname non basta, Sire. Lo sapevo che me lo dicevi. L'ho fatto apposta, per sentire la tua bella voce. Non c'è più un cazzo, no? Abbiamo finito il legname. Guarda, guarda, senti. Serve del legname. Mamma mia, quante volte me lo sognavo una notte questo qua, diceva sempre. Serve del legname. Che zoteriti qua, faccia di picchia. È lento, non c'è la velocità. Vedi, i giochi antichi. Non c'era la velocità per te. Falca di lui. Ho guardato pure nel sito che ancora dovevo fare la recensione su un altro gioco. Non lo so se la faccio dopo, ma ancora devo installarlo però. Vediamo. Posso installarlo a mente, dai, penso che 2 giga e 9 non dà fastidio, no? Non dovrebbe andare a fare. Sì, ma mo qua è lenta cosa. Qua ci voglio togliere legna. E il legname non basta, Sire. Ok, quello ha portato fa. E compete il castello. Ma dove sono sti lupi? Dove stanno i lupi? Che mi metto. Guarda dove sono i lupi. Ma il lupo quello. Sei il lupo, guarda che pezzo di lupo. Guarda quando ce n'è. Madonna mia. Ci vuole a chiudere il castello qua. 10 di legname. Se voglio farlo pure di qua, no? Mi sembra brutto solo di là. Solo qui stanno a fare tutto il giro. Madonna, poverino. Allora, guarda le chiame, abbiamo un cazzo. Guarda che sono belli i cervi. No, stiamo parlando di un gioco vecchio. Fatto una modalità nuova graficamente. Potevano farlo per tre. Dai ciccio, porta sto coso, sto cervo. Ma quando le spara di frecce due, la faccio lui cazzo. Dove lo porta qua, lo lavora e poi lo porta qua dentro. Perché non lo vedo, guarda, guarda, su. Cosa sta facendo? Le se sta facendo la legna. Devo fare altre della legna invece. Serve più legname. Serve più legname. Per 3 pezzi di legname serve più legname. Ma vattene a fare. Con la tua calma. Calmo. Ah, lo metti di qua addirittura. Ma non ho fatto 12, non ho fatto, la faccio due. Però mettiamo un altro. Proviamo a chiudere il prima possibile sto castello. Voglio mettere questo. E il legname non basta, Sire. Io capivo, però fammi vedere una cosa, sei zitta. Lo metto così. Serve del legname. Lo metto così. Un messaggio dallo scrivano. I lupi sono in caccia, Sire. Lo metto così. L'unica soluzione è così. Aspettiamo che fa gli ultimi 6 pezzi di legname. I lupi sono in caccia, non posso fare i soldati, se no faccio l'accello. Dai, dai la legna, facciamo tutti i 6 pezzi, così faccio sto coso, manco un pezzo di là e un paio di qua, e abbiamo chiuso la baracca. Oh mio Dio, i lupi, guarda dove sono i lupi, sparate accedi! Sparate! Fatto fuori uno, fatto fuori due!
Uno di tre. Fuoco, fuoco. L'hanno distrutti. Ma vogliono. Mazzara. Perché tagli la legna. Ma anche pure quella della carne. Vai, vai, vai. Vai, vada che è veloce quella della carne. Forza dalla legna, che devo fare qualcosa. Su dalla legna, che lento. Ma se lo chiudo, vediamo. No, non lo chiude, e te pareva. L'ho chiuso, ma no? Madonna. Ma vai, eh! No, non l'ho chiuso. Non capisco se di qua è chiuso. Ma vedo di sì, è chiuso, vai, è chiuso il castello, vaffanculo. Andate, vaffanculo, ho chiuso il castello. Mo che manca la carne, quindi mo vai con i cacciatori. Serve del legname. Serve del legname, hai ragione, scusa. Serve del legname, e il legname non basta, sire. Basta manca la carne. 35, ma poi è fissato con 35 di carne, eh? Dai cacciatore, ma che cazzo stanno fanno? Stanno passeando. No, 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 no. Non posso calare. Forza, spara, pum! Ma da quando ce n'è di carne? Faccia cacciatore. Fate la carne a casa. Che vuole, bad. Bad, bad. Ma perché sto monitor si muove tutto? Nel granaio non è rimasto molto, mio sire. Ecco che arrivano di nuovo, sire. Oh, falla arrivare, falla arrivare, falla arrivare. Abbiamo gli uccelli, quattro scemi messi lì sopra. Perché l'altro non mi si può fare, non capisco perché. No, non c'è qua, questo doveva farmi spuntare le cose per gli uccelli, cose. Siamo quasi senza cibo, mio sire. Sai, Cammo, stanno lavorando, madonna. I lupi ci stanno attaccando, mio signore. Ma da dove? Fammi vedere, da dove? Di lì? Oh, no, il mio cacciatore. Lo so, papà del cacciatore. Buongiorno, bad. Sono papà del cacciatore. Questi cazzo cani sono inutili. Il cane del cacciatore, fidati. Entra, entra tu con quella carne. Muoviti. Salvati. Chiudi. Chiudi le porte così che un cazzo che avevano di lui. Spara, eh? Spara. Spara pure a quello. Vabbè, il lupacchiotto l'ho ammazzo. Come non detto, il cane è morto. Povero cane. Appunto, il cane è stato inutile in tutti i sensi. Dai, cacciatori, sparate. Quando siete? 1, 2, 3, 4, 5. Forza. 5 cacciatori, forza. Pum, pum, pum. Che gioco, bud. I nostri tempi. Che ne sanno i 2000. Vabbè, lo sanno adesso perché questo l'hanno migliorato graficamente. Che però per me è uguale.
dettagli. Dai, forza, portate carne, che devo arrivare al 35 così possiamo andare avanti con la campagna. Ok, guarda come mangio come porci. Vai. Eravamo a 15. Io mi metto tutto a lavorare, voglio dare tutto il cacciatore, cazzo, un punto. Quanto sono cadulla facendi? Un paio, 1, 2, 3, 4, altri 4 campanelli, affango. Le scorte di legname scarseggiano. Fanculo. Scorce di legname di merda. Nel granaio non è rimasto molto, mio sire. Non è rimasto molto, mio sire. Con 40.000 cacciatori. Vabbè. Come dice ossia. Qua sta arrivando 1, 2. Quindi vediamo se arriva a 35. Non penso proprio. Qua abbiamo nulla facente. Nessuna cosa. Questa è una piacevole sorpresa. Nessun cambiamento. Hai ragione, tesoro, signore. Avanti. Ora vai la tassa, così vai a lavorare. Balbone. Beh, c'è una tassa, ma contento. Ma l'ha messa la carne. Perché non ho fatto i cacciatori che erano qua? Il tesoro aumenta leggermente, signore. Ma? Cacciatore, tu non hai niente in mano. Ce l'hai qua, la... Ma cosa sto vedendo? Riceve per... Che a destra riceve? Mi sta portando dentro la gara, lì dentro. È qualcosa che non ha qualche problema sto gioco. Cioè sono passati questi due cervi, belli, tranquilli, eh? E loro tutti i cacciatori, non hanno fatto un cazzo. Ok. Forza, forza, che ora arrivo tanta carne. Se spero. Che dire, il gioco merita. Però quanto costa sto gioco? Curiosità mia. La tua popolarità sta calando. Ma me ne fotte qua. Sto gioco su Steam costa 11 euro. A parte del video di Steam, vaffanculo, ce l'hai sotto. 15 euro, buono il prezzo. Non è alto, buono 15 euro. Per chi sia, per chi è appassionato. Fuoco. Niente, non vuole morire, ecco la massata. Vittoria, oh, andiamo avanti con la campagna. Abbiamo vinto, sire. Grazie, abbiamo vinto. Beh, almeno sei in grado di completare metà dell'incarico. Ottimo lavoro. Ora che i nostri uomini sono al sicuro, possiamo inviare un gruppo di cacciatori nella contea vicina per liberarci dei lupi. Immagino che sia necessario, ma dobbiamo procedere con cautela. Quella contea è vicina ai confini nemici. Io a quello, te lo giuro, lo ammazzo. Lo impicco. Seminare i lupi. Facciamo l'esercito e seminiamo i lupi. Vogliamo che tu addestri alcune nuove reclute nell'uso dell'arco. Bravo. I lupi sono numerosi nella contea vicina. Trova la loro tana e annientali, o loro o noi. Crea un campo fortificato sulla sommità di una collina, con un terrapieno e delle mura. Il duca de Peace, il ratto, tiene sotto controllo quel territorio, per cui è vitale che tu non ti faccia scoprire. Non avremmo scampo di fronte a un attacco su vasta scala. Se trovi il ratto prima di me, strappagli le budella da parte mia. Crea un fossato e delle mura, rinforzandole con alcune torri.
quindi inizia a produrre degli archi. Posiziona una fortezza per creare crea un fossato. Allora, se io devo creare un fossato, mi conviene metterlo qua al castello. Scusami. La scelta. Posizioni il granaio, sire. No. Un messaggio dallo scrivano. Dovremmo fare in fretta. I lupi sono ovunque. Serve del legname. Serve del legname. I lupi non passano qua, passano da qua, giusto? Devo fare in fretta a imparare. Minchia, guarda. No, vabbè, sono un coglione. Guarda dove cazzo l'ho fatta la base. E qua ci stanno i lupi. Vabbè, volendo posso tappare qua, tappo qua e metto l'acciaio. Quindi, volendo. Oppure posso fare la torre, qua c'è la torre. Deposito delle armi, devo fare il deposito delle armi prima. Sono queste armi dove le deposito da Zubipo a fare le archi. Dovete muovervi però, siete lenti! Veramente metterlo là la base, sono. Dovevo metterla qua, per esempio. La canna per adesso siamo messi bene, l'obiettivo è solo quello, giusto? Sterminare i lupi. Vabbè, ora stermineremo tutto cosa. Però devo iniziare prima di tutto a chiudere qua. Se io posso chiudere qua. Tipo così. Non facciamo passare più manco il lupo. Adesso facciamo il deposito delle armi. Dopo cazzo, veterinario. Ecco, visto già ce n'era uno, un arco, madonna mia. Su Pepino, qua, vai lento. Un arco solo ma fai. Il legname non basta, sire. Sì, vabbè, però un arco solo mi finisci, vergognati. Dico Peppino perché lavora con legno, no, per arco. Ma Giuseppe, no, quello là, di Pinocchio. Poi mi ricordo che si chiama Giuseppe, boh. Sto sparando minchia. Forza Caruse, forza Marco. L'assenza di tasse è il minimo che potevate fare per noi. Bravo, quindi muovi il tuo culo. Forza, un due. Però questo non può fare arco. Io non posso fare. Serve del legname. Serve del legname. Aspetta, ma si cambiava la cosa. Non posso proprio metterlo qua. Che c'è sto cazzo di albero? Che cagao cazzo! Dovevi fare così. Fatto. Ah, si sa cosa da qua. E poi ti devo piazzare una bella torre. Appena serve del legname. La mettiamo qua. Una qua. E stemmineremo questi cazzo di lupi. Però devo fare invece un... No, vabbè, i lupi mi sparano le frecce. Non posso addestrare adesso che non ho le cazzo di punti, dov'è? Non ho più andato questo, mi manco due pezzi di legno, due! E si muove. Beh, ma qua non passo, qua non passo, a posto.
Mi metti dove di prima? Grazie. Dai, tagli la legna, madonna che sono lenti. Però adesso la canne va buona. Quello ha preso la legna, va. Ha preso un pezzo di legno, quel bastiano da fallaschi. Ma per il momento è calmo come cosa. Tutto quello più avanti, ma questa cosa non mi posso tipo distruggere. Mi dà risorse? No, non mi dà un cazzo, vaffanculo. Devo lasciarle lì a sto punto. Eccolo, arriva. Serve del legname. Arriva, non rompere il cazzo. Forza, boom, 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 boom. Così possiamo fare l'accedere. Nessun cambiamento nel tesoro, signore. Cicciubelli, mi dispiace, devi andare qualche soldino perché sono qua. Ah, cosa è critica. Serve del legname. Ma poi lui mi ha detto fare il fossato. Dove lo faccio il fossato? Beh. Fai un fossato. Perché c'è bisogno di fare un fossato? Ma sono passato. Guarda quanti cazzo di lupi ci sono. Ma questo è passato? Sto lupo non l'avevo visto. In attesa di ordini. Servono più armi, sire. Non posso resezionarlo, no, no. Cosa volete? Niente, che ammazzi sto lupo in mezzo alla minchia, grazie. Pronti a tirare! Sono passati! Ma da come? Da qua? No, vabbè, ma sul gioco è tutto un bug. No, ma li hanno tutti! Ci stanno attaccando, mio signore! Lo sto vedendo! In attesa di ordine! Prendere la mira! Sì? Frecce pronte! Vai, re, difendi! Rotzer, gli uomini di The Puss sono arrivati. Non possiamo permettere loro di rivelare la nostra posizione. Ma dove sono gli uomini di The Puss? Che è l'uomo di The Puss? E manco vedo, ma che cazzo mi dà poco quello sto gioco? Ah, questi! Arcieri pronti! Vado! Non lo colpirò mai, sir! Il mio arco è vostro! Servono più armi, sire! Il tesoro aumenta leggermente, signore. Mio signore, immediatamente. Quelli se ne scappa. Non lo colpirò mai, sir. Vado, ci muoviamo. Non lo colpirò mai, sir. Immediatamente. Cazzo di lupi che sono passati di se di merda. Ma sono attaccando a me. Cosa volete? Ma come non lo colpirò mai, sir. Non lo colpirò farlo, mai, sir. Vado. Puntare! Che mira! Vai, re! Il lord è sotto attacco! Ecco, motto il re. Ma no, ed è più. In attesa di ordini. Non lo colpirò mai, sir. Oh, e muoviti però. Non lo colpirò mai, ma muoviti. Prendere la mira. Madonna. Servono più armi. Un messaggio dallo scrivano. I lupi sono in caccia, sire. Allora, i lupi in caccia, ho chiuso bene. Non mi rompete il cazzo. Per la passo mi incazzo pure. Ma da dove è passato? Ma da dove è passato? I lupi ci stanno attaccando, mio signore. La tua popolarità sta calando. In attesa di ordini. Buongiorno, mio signore. Sì? Sì, un cazzo. Frecce pronte! Va bene, sì. Cazzo di merda.
Arcieri pronti! Immediatamente! Ma davvero mi devo fare per forza sempre il fottino? Che palle! Un po' di rottura di coglioni sta cosa. Il mio arco è vostro! Pronti a tirare! Direttamente a passare il tempo. Spara, spara, vai, vai, con un accello ammazzano tutte le lupe. Dobbiamo farci per forza il castello di lei. Mio signore? Mio signore, spara! Spara, spara! Ammazza tutte ste lupe! Cazzo sei! Dio, io sto. Il mio re stava morendo. Posso salvare? Il re stava per morire. Le scorte di cibo stanno calando, mio sire. Il tesoro aumenta leggermente, signore. Vittoria, ecco visto. Con un acero. Vittoria! Ma vattaffango. Gli uomini del ratto non sono vissuti abbastanza per comunicare la nostra posizione. Presto qualcuno verrà a cercarli comunque. Falli venire a cercare. Sicilia. Il nascondiglio segreto. In che senso? È arrivato un dispaccio da parte di Sir Longar. Tu Sir Longar mi sta sopra. Spero che quando leggerai questo messaggio tu ti sia già liberato di quei fastidiosi lupi. Non vuole. Ho un favore da chiederti. Comincia a realizzare un avamposto ai margini del territorio del Duca de Piuse. Detto in modo da avere un'indicazione precisa di quali siano le forze del ratto. Mi raccomando. Non inviare in alcun caso a Lord Walsack le informazioni che otterrai con la tua missione. Il ratto è cresciuto, figlio unico, nelle terre appartenenti alla famiglia De Pius. Il duca trattò sempre con favore sua madre, garantendole l'esenzione dalle tasse e quanto necessario per vivere. Un giorno un messaggero svelò che il padre del ratto era il duca De Pius stesso, presso il quale sua madre aveva lavorato come serva. L'intera famiglia De Pius era perita in un naufragio mentre rientrava da un periodo di vacanza, lasciando così al ratto, il più vicino in linea dinastica, il titolo di duca. Trova una posizione adatta su un terreno elevato vicino ai territori del duca De Pius e avvia la costruzione. Posiziona una fortezza per creare il tuo castello. Allora, un punto elevato. Penso che sarebbe qua. Posiziona il granaio, sire. Però taglialegna qua, mi sa che ce ne sono pochi. Non c'ho cacciatori. Perché? Serve più legname. Non c'è cacciatori sta coppa. Ma come? Mi ero affezionati ai cacciatori. Allora, aspetta un attimo, prima di fare minchiate. Facciamo qua l'ingresso. Serve del legname. Vabbè, adesso facciamo solo un ingresso e fa ancora tutto qua. È chiuso, devo mettere solo uno qua. Voglio proprio vedere. Allora, l'obiettivo è tempo all'ultima battaglia. Elimino tutte le unità nemiche. Dove sono le unità nemiche? Ah, mi devo difendere! Allora, posso entrare pure da qua, poi mi chiudo qua.
Mi devo difendere, cicci, mi devo difendere. Quindi mi conviene fare più cose per mangiare. La prima mi chiudo, quella non va. Ah, vedremo come finisce. Mo, state rubando la minchia, mo. Quanto è mo. Mo e mo. Buono, buono, il formaggio ha fatto i suoi risultati, buono, buono. Allora, dicevamo, prima chiudiamo. Aspetta, allora, devo vedere così. Ok, poi devo chiudere qua. E poi devo chiudere tutto qua. È chiuso cosa, no? Ma proprio voglio proprio vedere che è chiuso. Devo però iniziare a fare questo. Serve del legname. Bambini. Ah no, aspetta. Altro, ecco. Altro di questo. Che questo porta a mangiare. Mangiare serve. Mangiare sì. Ma perché si spegne? La vuoi finire di spegnere? Ma non lo so, sto cazzo di monitor. Allora, il prossimo legname dobbiamo farci questo. Nessun cambiamento nel tesoro. Iniziamo signore a fare un po' di tasse, perché sennò qua mangiamo un po' cazzo. Possiamo reclutare i soldati col pisfero. Ci vuole un pezzo della legna. Vediamo se posso fare un pezzo solo di legna. Ah, serve del legname. No, costa 3. Affanbrodo. Oh, qua che ci sono dei cervi. No, non ci sono i cacciatori. Guarda, sono andati pure dentro casa mia. Ma dove sti cervi? Allora, prima di tutto facciamo questo. Serve del legname. Non sono arrivato a 20. No, allora devo mettere un altro taglio lì. Però anzi, altri due. Così siamo a posto. Poi un'altra casettina. Così aumentiamo la popolazione. Ah, ora si sa fare una passeata. Anzi, minchia, ecco, mi ha fatto. Grazie a lei, mi ha fatto ricordare. Dovrò fare questo. Serve del legname. Oh, 2 o 3 qua sotto. Lo facciamo ora prima che muscolde. Uno qua. Così mettiamo un soldato. Un acciaio qua. Qua, vanno 3, 4, mi pare. E 2 qua sotto. Sempre se riusciamo a fare le cose. Qua la popolazione sta crescendo. Dai, forza, taglio legna, muovemone. Aspettiamo. Devo fare qualcosa delle frecce. La caserma. Però dove dovete muovere? Prima che arriva. Aspetta, vediamo. Dov'è l'obiettivo? Muoviamone, caro. Che è sta lentezza? Questo lo faccio qua proprio attaccato così. Pum. Per muovere. E poi dov'è l'altro? Nel granaio non è rimasto molto, mio sire. È difficile qui reclutare truppe. Questo devo fare, anzi, prima questo. Il granaio non è rimasto niente, dice. Le scorte di legname scarseggiano. Devo farne di più, è un bel cazzo.
No, prima facciamo questo. E poi facciamo questo. E così iniziamo a fare i soldati. Siamo quasi senza cibo, mio sire. Lo so, stai calmo. Siamo quando a briscola, a fare niente. Buongiorno, mio signore. Il tesoro aumenta leggermente, signore. State calmi, madonna mia. Com'è sto gioco? È bello, bello, capito? Capito, non l'ha mai giocato. È un gioco vecchio, molto vecchio. Non hai cosa della velocità, però beh, ci sta. Sennò troppo veloce, già avevamo finito da un pezzo. La tua popolarità sta calando. E falla calare, non ve le balle. La tua popolarità sta calando, meglio, falla calare. Mettiamolo qua. In attesa di ordini. So solo che sì, mi dà il giocare. Beh, non male. All'epoca i giochi di guerra erano tutti uguali. Però questo ha il suo stile diverso di Al-Jambai. Che Al-Jambai faceva tipo l'evoluzione delle cose, tipo dalla legna, la pietra, metallo e cazzate vai. Questo invece rimane proprio così. Allora, che dovevo fare? Altra roba per mangiare, visto che lì ci stanno morendo da fame. E poi, con quelli serve del legname. Scusami, non faccio più niente. Quello costa 10. Questo costa 10. Questo costa 20 addirittura. Non facciamo niente più, basta. In attesa di ordini. Mo devo aspettare che arriva questa cosa alla fine. Ci hanno trovato, sir. Ecco. Quali sono gli ordini? Hanno trovato, sir. Quali sono gli ordini? Falli arrivare. Io sto aspettando. Hanno trovato, sir. Quali sono gli ordini? Falla arrivare e vedi come finisce. Facciamo più signori che fanno delle frecce al cielo. E il lavoro è fatto. Con cosa sono arrivati? Vabbè, quattro scemi più scappati di casa. Dai, pensavo di peggio. In attesa di ordini. Dei popolani stanno lasciando il castello. Addirittura. Le scorte nel granaio crescono, mio sire. Siamo quasi senza cibo, mio sire. No, vabbè, ho trovato qualcosa per entrare, ma stiamo schizzando. No, non ci crederò mai. Hanno trovato un pezzo per entrare, ma siamo seri. Servono più armi, sire. Arcieri pronti. Prendere la mira. Frecce pronte. Madonna, che frecce. Proprio un pizzico. E questa c'è la seconda volta. No, mi è morto la cerpa. Porca puttana. In attesa di ordini. E questa. Buongiorno, mio signore. Che era gallo. Vale uova questa la mattina. Il mio arco è vostro. Ah, vaffanculo. No, il mio arco è vostro. Come cazzo fanno ad entrare? Uno lo mettiamo qua e mo adesso dobbiamo aspettare che in attesa di ordini i ciccini qua tutti e due si mettono a fare. Che è successo? Questo edificio è senza manodopera. Perché? Stiamo perdendo del denaro, mio signore. Ma dove stanno finendo le persone? No, vabbè, devo fare più case. Ti togli persona che inutile. Non ci sono le persone necessarie per far funzionare questa struttura. Stiamo perdendo del denaro, mio signore. Ma dove cazzo sono finite le persone? Ma state andando all'indietro. Che devo regalare le soldi per farle venire.
Ma... Nessun cambiamento nel tesoro, signore. Vi ringrazio molto, mio sire. Le nostre mucche sono state colpite da una strana malattia, mio signore. Ma che devo fare? Stiamo perdendo del denaro, mio signore. Che devo fare? Che sta succedendo? Perché non vengono più le persone? Ci confondete, mio signore. Sono morte tutte cose. Sono morti tutti qua. Che cazzo è successo? Questo edificio è senza manodopera. Lo stai vedendo, ma tutti gli altri pure sono senza manodopera. Fornisce alloggio a 8 popolani. Nessun cambiamento nel tesoro. Quasi ne ho 4. Questo edificio è senza manodopera. Siamo nella merda. Siamo nella merda. Che cazzo sta succedendo? Questo edificio è senza manodopera. Oh, non ho capito che sono senza manodopera. Tutta la testa. Nessun porca puttana. Nel tesoro, signore. Però fa così. Ci confondete, mio signore. Ma arriva nessuno. La gente non si fida di te, mio sire. Ma come non si fida di me? Stiamo perdendo del denaro, mio signore. I nostri scout segnalano un altro gruppo di soldati del ratto diretti verso di noi. Siamo questo... pronti per accoglierli? Ci proviamo, abbiamo 4 scemi... No, 3 scemi, no, 4. Mio signore? 4 scemi scappati di casa. Possiamo provarci. Vediamo. Da fare qua. Strano sto coso. Qua sta andando all'incontrare, meno male. Oh, fa meglio. Abbiamo riparato la situazione, meno male. Fatele venire, vengono da qua, falle venire. Qua abbiamo tutti gli accedi. Nuovi popolani stanno arrivando al castello. Ah, meno male. Falle vedere. C'è da lavoro. Qua ci sono i lavori, no? Per dire... Ah, ecco appunto. Le truppe del ratto ci stanno attaccando. Da dove? Ho qua, 4 scemi scappare di casa. Falle venire. Servono più armi, sire! Questo edificio è senza manodopera. Lo so, ma se non ci va nessuno... Ora che sono diventato questo qua, vado. La mentalità del gioco è questa, no? Quanti sono? Io qua solo 3 e 1, 4. Ah, uno è andato qua, meno male. Popoliamo, forza. Quanto manca alla fine della missione? Un quartetto. Ora sono arrivato un po' di più. Aspetta un attimo, devo capire se c'è qualche punto dove entrano. Perché poi bestemmio. Fuoco! Servono più armi, sire! Guarda che mi volevo buttare giù la porta, guarda la porta! Au! Ammazzateli! Guarda la porta! Cosa volete? Immediatamente! Non lo colpirò mai, sir! Non lo colpirò mai, sir! Pronti a tirare! Prendere la mira! In attesa di ordini! Oh,
Ma porca puttana! Mi hanno rotto l'ingresso come fosse una scatoletta. In attesa di ordini. Sì? Vado, ci muoviamo. Mica proprio diretti a distruggere qua. Alfa mucca proprio. Allora, qua la città è stata ripopolata. Quindi pensiamo a fare più manciare. Che meglio e più. Serve del legname. Non l'avevo visto, stai gammo. Oh. Sono solo che si mette 4 vis 10. Però ho visto 4 vis 10, sono morti solo in due. E ce l'hanno fatto. Vabbè, è la campagna che per adesso fai. Dopo, quando devi farti la fottezza, devi picchia. Vabbè, facile, ho messo normale, quindi non è tanto facile. Allora. Il granaio, ancora può stare. La casetta, lasciamo perdere, se no. Diventa qua un puttanaio. Facciamo un altro taglio di legna qua, andando a dargli da lavoro. Posso reclutare altri due babbi qua. Arcieri, il mio signore è vostro. Immediatamente. Vado. Cori, muovete. Un piccolo drappello di soldati del ratto si sta avvicinando al castello. E fallo venire, su corpo sono di più. Non di più. La parola magica. In attesa di ordini. Cosa volete? Ci muoviamo. Ne ho tre stavolta, eh. Anzi, aspetta. Aggiungiamo il quattro. Sì, però poi muoiono di fame. Se faccio le case, poi ne succede un bordello. Ma non so quale persona. Quindi, però io clicco, pum, uno diventa soldato. Sì? Immediatamente. Mo ne ho 5. Mo stai attento, no? Con 5 persone mi difendo. Facciamo più case come dice il rito, però secondo me. Serve del legname. Poi chiederanno una marea di cibo e qua moriremo tutto da mangiare. Hanno fatto l'altro cere. Le truppe del ratto ci stanno attaccando. Da dove? Sempre da là, è sempre da là. Vado! Anzi no, mettiamo qua perché prima che fanno un giro largo. Stiamo perdendo del denaro, mio signore. Ma dov'è che stiamo perdendo? No, manco lo stiamo guadagnando, lo stiamo perdendo. Minchia, ora so di più. Certo, la fase finale, ma ancora no. Nessun cambiamento nel tesoro, signore. Vediamo un po'. Mi interessa. Ragazzi, noi siamo poveri, volete capirlo? Siamo poverelli. No. Serve dell'oro. Ah, mo serve dell'oro. Case. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 persone mi mannavo stavolta. Il mio arco è vostro. Frecce pronte. Vai, sparate che siete in 5. Mio signore, immediatamente. Siete in 6. Siete in 7. In attesa di ordini. In attesa di ordini. Oh, basta. Sta porta si rompe come una carta della testa, proprio. Tu si sente, uno sputo si rompe. Sì? Ci muoviamo. Sì, una minchia, sì. Uno sputo si rompe sta porta, oh. Porca puttana, quanto cazzo devo stare a riparare? Questa è la terza volta. Questa volta ho visto con l'acciaio. In attesa di ordini. Il mio arco è vostro. Ed è lei che va lì. Bravi, bravi. Bravi che avete sussistito. Oh, dove cazzo siamo andati? Ah, è salito sopra. Che paura. In attesa di ordini. Mio signore, immediatamente. Dobbiamo resistere, quindi fammiamo soldati. Però dobbiamo non muovere questo a fare le frecce, le accere, che palle.
Serve del legname. Ma come serve del legname? Perché vanno a 17. Ma amplia la fottezza. In che senso? Dici fare altre mura? Ma stiamo finendo. Manca poco. Manca poco. In attesa di ordini. Non so che volessi dire, dobbiamo fare altre cose più qua, aspettarli proprio sul passo. Devo fare così. No, qua non mi fa fare un cazzo. Ah, dici mettere qua le cose, taglia legna. Eh sì, però poi c'è il rischio che arrivano i cicci e mi fanno il culo. E li ammazzo. Un piccolo drappello di soldati del ratto si sta avvicinando al castello. Ma quando me ne manda, quindi ci aumenta leggermente, signore. In attesa di ordini. Io devo andare invece a fare il più questo. Stanno lasciando il castello. Cosa volete? Stanno lasciando il castello perché non vogliono pagare. Aspetta un attimo, ora l'ho fatto io questo. Quando ho di legno. In attesa di ordini. Sì, immediatamente. Aspetta, mettiamo le tre là. Arcieri pronti. E tre qua. In attesa di ordini. Dato che sei molto carente di legno. Il mio arco è vostro. Vado. Mo vediamo qua quando si muovono. Arrivano? Dove sono? Allora, se arrivano con le cose. Il ratto ci sta attaccando. Eccole, arrivano. In attesa di ordini. Arrivano. Mio signore. Ho paura. Ci muoviamo. Cosa volete? Scende, immediatamente. Vai con il tuo fratello là. E poi mi manda tutti quelli con le spade. Che culo. Se mandavo all'acciaio la cosa era più fattibile. Che poteva fare il culo lui. Dai che manca l'ultimo. L'ultimo attacco. Sì, l'ultimo questo. Dobbiamo finire. Qua, forza nanno, mica poi quelli che fanno gli acceri qua, guarda che pezzo di vecchio. Le scorte nel granaio crescono, mio sire. Pezzo di nonno. Nonno Pio qua sta facendo cose. In attesa di ordini. Qua ne avevo uno, femmina, ma stiamo scherzando, ma tu non mi dici così. Ecco, no, ho detto gli acceri, no, non so gli acceri questi. Ma non so, c'è tutti i coglioni con... Hai visto? Hanno visto i costi e ora vanno a distruggere quello. Arcieri pronti! Pronti a tirare! Madonna mia, che potenza si accende! Allora. I villaggi vicini ci avvisano che una banda di uomini del ratto è diretta contro di noi. E falla arrivare, guarda che accendi che c'ho! Madonna. Bello sto gioco per gli accendi. No, cominciamo. Servono altre reclute, sire. Il tesoro aumenta leggermente, signore. La gente se ne scappa perché c'è stato il fatto dell'attacco. E hanno paura. Non sanno che si possono stare tranquilli, beati. Non dovete avere paura, coglionacce. Non avete paura. Nessuno vi tocca. Questo dove cazzo lo metto? Non ci sono le persone necessarie. Arrivano le persone. Ma perché stanno andando a rivesto? Sto cazzo di gioco. Comunque, Kirito, te lo consiglio. Costa 15 euro su Steam. È le bello truppe come del gioco. Ratto ci stanno attaccando. Ci stanno attaccando. Che paura. Che è l'ultimo. Ah, l'ultima ondata. Finalmente, così passiamo avanti. Dai, forza cicci. Arrivate. Forza. Che vi stiamo aspettando? Vabbè, mangiare ce l'ho. L'importante è che sto gioco è che uno abbia tanto mangiare. Che se non si ha a mangiare, la persona se ne va. Scorte nel granaio. Se faccio così, extra, le persone sono più contente. E arriveranno. Se poi faccio questo, lasciamo vedere, finiscono tutto. Dai, venite. È arrivato la rotina, però con la voce di femmina. Quindi è arrivata la rotina.
suppongo. Servono altre reclute, sire. Meno non si scesse. Vai, vai, sparate! Vai, vai! Madonna, meno male che sono stato bravo a fare gli accetti in tempo. Il mio arco è vostro! Puntare! Vai, sparate! No, mi hanno distrutto la cosa! Non so che lì dove sei andato. Volete sparare però? Prendere la mira! Prendere la mira, fuoco! Siamo sopravvissuti all'attacco nemico! Nuovi popolani stanno arrivando al castello. Ah, ci sei. Hai capito? 15 euro costa su Steam. Quei codardi sono fuggiti. Simpatico, sir. Non riusciremo a prenderli. Il nostro segreto è svelato. Che segreto? Che cosa? Abbiamo la città qua e quindi. Ho finito, la missione compiuta, no? Missione compiuta. Dobbiamo fare? Ah, vittoria. Vittoria! Ok. Hai respinto da valoroso buona parte delle pattuglie del ratto, ma alcuni soldati sono riusciti a fuggire dopo l'ultimo attacco. Anche se non abbiamo ricevuto ordini in tal senso, però. Non possiamo permettere che svelino al Duca de Pius, il ratto, la nostra posizione. La nostra posizione, andiamo a Reggio Calabria. Fra Ingudine e Martello, ecco. Cavola, qua inizia bello, chiedito. Continui a inseguire i superstiti nei territori della contea vicina, solo per perderli di vista nella nebbia, al calar della notte. Nel frattempo... Hanno eliminato diverse pattuglie e hanno invaso il mio territorio. Che cosa dovrei fare io ora? Resta calmo, De Pius. Tutti i ribelli degni di questo nome sono scomparsi da anni. I tuoi uomini possono occuparsi di qualche fuorilegge. Perché non andiamo insieme a caccia di cervi per rilassarci? Ma sono a un tiro di pietra da qui! Io devo fare qualcosa! Invia una piccola forza d'assedio per tagliare la loro via di fuga. È facile per te dirlo. Rilassati. Quando torneremo dalla battuta di caccia, questo problema sarà già stato risolto. Fidati di me. Un tempo il serpente venne nominato governatore di alcune delle più ricche province della sua terra natale, dove visse una vita lussuosa grazie alle ruberie che effettuava sulle somme raccolte con le tasse. Quando il re lo scoprì, però, decise di trasferirlo qui, nelle nuove colonie. Durante una delle sue prime battaglie, il serpente si è scontrato con tuo padre perdendo un occhio. In quell'occasione, egli giurò che non avrebbe mai avuto pace fino a quando le teste mozzate di tutti i membri della tua famiglia non fossero state impalate all'esterno della sua fortezza. Il serpente è mio. I tuoi scout indicano che sei in trappola, senza rifornimenti per proseguire oltre e senza i soldati necessari per tornare indietro combattendo. Madonna. L'unica possibilità è resistere a oltranza. Hai già trovato una buona posizione difensiva su un'isola al centro di un grande fiume e il tuo ufficiale vi sta già costruendo una base. Il terreno lungo il fiume è molto fertile. Usalo per coltivare del grano. Posizioni il granaio, sire. Oh, bello! Bello sto punto dove me l'ha scelto. Allora, legno qua, legno qua. Il granaio, allora facciamo così. Io non so da dove arriva, però lui arriverà da qua. Se io mi chiudo qua, 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 da nessuna parte arriverà da qua. Quindi facciamo un granaio qua. L'acciere, come fanno gli acceri? Lo voglio subito. Le scorte di legname scarseggiano. Scusa, troppa premura, hai ragione. Vabbè, cazzo. Aspetta, devo far così perché così io vedo la possibilità che lui non possa passare. Così non passa. Voglio proprio vedere come passa. La rottura di palle sarà qua e qua. Che allora arrivano da qua. Di norma. Questo qua è tutta la zona mia. Ma vediamo se è vero. Perché se non è vero so cazzo. Se non è vero so cazzo. Mio signore, ci muoviamo. Salite sopra, va, mio signore.
Il titolo era in Intracuri nel martello, quindi ti attaccheranno da due fronti diversi. Ma va, vediamo. Non lo so. Che di solito attaccano dove c'è sempre il cartello. Mo in caso devo minchia, mi devo chiudere qua, diventa una cosa piccola piccola. No, no, vabbè, se incute il martello, come dice, chiuderemo da qua. Sì, per forza. Devo fare però più taglialegni, ma taglialegni ne abbiamo due per adesso. Poi ne facciamo un terzo e lo mettiamo qua. E un altro qua. Quattro ne facciamo. E il legname non basta, sire. Scusa, è tempo caposa. L'avevo visto, te cammo. Uno e due. Qui non è possibile, mio signore. È quello che mi rimane. Aspetta, devo farlo per forza così, perché sennò... sennò mi fottono. Facile, facile. Qua posto. Ora non basta, lo chiudo. Qua invece ora me lo chiudo, così. Per dritto, così almeno qua. Queste zone mie. Di qua però come cazzo faccio? Mi sa fare così. Ma vediamo. Devo prendere grano, grano. Serve del legname. 15 costa, faccio il cazzo. Dobbiamo vedere il primo attacco da dove arrivano. Questa è la rottura di palle. Per capire. Allora, dobbiamo fare questo qua. Serve del legname. Lo so, stai calmo, forza, basta che si muove. Mettiamo giù tutto qua. Quello sta arrivando col granaio, buono. Ma vediamo come costruire. Dai, forza, corri! Dopo questo devo fare almeno uno o due case. Facciamo una casa qua, va. Sento... ho sentito tipo spada, che cazzo ho sentito? Allora, dicevamo, sì, io avevo detto di chiudere qua. Se io chiudo qua, la cosa è buona. Perché lo devo mettere per forza così? Che palle sta cosa che lo devo mettere storto. Vabbè, mettiamolo così. Dovrebbe essere chiuso. E fino a qua ci siamo. Però ma... le scorte di legname scarseggiano. No, ci siamo chiusi solo di là. Potrei fare la genialata. In attesa di ordini. Se arrivo a fare tanta legna, chiudo direttamente qua. Metto tutti gli acceri già subito. Vediamo va. Perché se attacco pure da qua la cosa è critica. Altro che questi qua posso toglierli. Questi pezzettini qua in più. Se ho chiuso. E legno in più che entra a me. Cosa volete? Immediatamente! Cosa voglio? Per il momento salite là. Vediamo cos'è. Che è successo adesso? L'ha scritto.
Andiamo, vediamo se c'è la cosa tenuta nel martello. Un piccolo drappello di soldati del ratto si sta avvicinando al castello. Da dove? Se mi dici da dove, io so così. In attesa di ordini. Dimmi da dove. In attesa di ordini. Vado. E mi comincio, vabbè, cominciamo da chiudere così, va. Voglio chiudere così. Porca troia, non mi dice da dove questo bastardo. Non me li fa vedere, poi vediamo da dove vengono, da qua o da qua. Chi è che combatto? Chi è fatto sento combatto? Questo di qua. Il granaio arrivando. Non è rimasto molto, posti. Mio sire. Gli acieri stanno arrivando. In attesa di ordini. Sono acieri. Sì, ci muoviamo. Immediatamente. Arcieri pronti. Devo farlo così. Il mio arco è vostro. Non lo colpirò mai, sir. Servono più armi, sire. E fu così che ora prendiamo tante di quelle mazzate. Non è possibile, mio signore. Qui non è possibile, mio signore. Perché non mi fa costruire qua? Ah, qua. Devo costruirlo meglio. La tua popolarità sta calando. Falla calare, cazzo mi conte. Falli calare, la tua popolarità sta calando. Servono più armi, sire. Sto aspettando a loro, stai visitando. Allora, se attaccano solo di là mi fanno un favore. Boh, vediamo. Però. Serve più legname. Si attacca solo da sopra. Siamo messi bene. Qui qua faccio una marea di quello per mangiare, eh. Non si può capire. In attesa di ordini. Mio signore, vado. Dice perché stai facendo questo? Perché così i signorini non mi sparano dalla costa. E dai! Dei popolani stanno lasciando il castello. Falli lasciare il castello. In attesa di ordini. Che volevamo fare? Non capisco. Ah, ecco perché lascio il castello. Siamo senza mangiare. Serve del legname. Serve del legname. Cosa volete? Ci muoviamo. Serve del legname.
a posto. Serve del legname. Il granaio è vuoto, Sire. Lo so, il granaio è vuoto, Sire. Ma su qua non c'ha vaglio per mangiare. È colpa mia. Io le metto le cose per farle mangiare. In attesa di ordini. Immediatamente. Consegna farina. Ma ho fatto pure il panificio qua, il panettiere. Devo fare più di così. Che cazzo. In attesa di ordini. Ma nel momento stanno attaccando da una parte. Non si muovono, fammi capire dove attacco. Attacco solo di là, mi fanno un favore. E lo ripeto. Sì. Però se attaccano dall'altra parte pure, devo un po' incasinarmi. Nel granaio non è rimasto molto, mio sire. Si sta buttando la testa d'amica, l'ho capito. Stiamo prendendo del denaro, mio signore. Se voi mangiate più picca. Ma che cazzo. Serve del legname. Non ci sono le persone necessarie per far funzionare nessun questa cambiamento struttura. Nel tesoro, signore. Lasciamolo normale, va, per favore. Le scorte di cibo stanno calando, mio sire. Cazzo a cazzo. Stanno calando. C'è la minchia. Che sta facendo Alex? Che sta fa Alex? Che combini di bello. Ai ai. Vabbè, stanno andando tutte quante. Che palle. Nessun cambiamento nel tesoro, signore. Minga, pensa se aumentavo le tasse. Se aumentavo le tasse se ne scappavano tutti. Ah, niente. A guardare la. A guardare live. Live, live. Siamo messi un po' alla merda. Ecco, si è andato pure quello che fa il pane. Ma porca puttana. Nessun cambiamento nel tesoro, signore. Ma deve essere il cambiamento del tesoro. Le scorte nel granaio crescono, mio sire. Se faccio extra. Le fa tornare il popolo. Non ho messo manco le tasse. Chi sta cosa che mi fa? Ah, questo no. Oh, ci ho fatto tesoro. Questo non dite più. Popolare. Non sei molto apprezzato, mio sire. Ah, non sono molto apprezzato. Un messaggio dal ratto. Preparati a strisciare dinanzi a me, verme. Non sei in grado di sconfiggere un mio pari. Un mio pari. Ma ora vediamo la tua cazzo. Attacca. Si attacca anche da sotto, come ha detto il Kirito. Siamo nella popò. Perché sotto non c'è niente. Nel granaio non è rimasto molto, mio sire. Le scorte di cibo stanno calando, mio sire. Questi si stanno buttando la testa. Ho capito che stanno calando. Ma che ci posso fare io? Non ci posso fare niente io. Posso fare altre case per provare. Ma facci fare qualche figlio su vecchio. Forza con sto ratto. Forza, vieni ratto di merda. Vieni, vieni, signor ratto, vieni, che ti aspettiamo con le braccia aperte. Le truppe del ratto ci stanno attaccando. Da dove? Sotto non c'è nessuno. Quindi, sempre da sopra? Sempre da sopra, a posto. Arcieri pronti! Frecce pronte! Fuoco, fuoco! 14 accendi tengo, fuoco! Sparate! Mi è morto un accere! No, guarda qua, no, vabbè!
Fammi spiegare da dove è passato. Dai, da qua è passato. Il mio arco è vostro. Pronti a tirare. Puntare. Mio signore. Non comment. Io ma. Prendere la mira. Erano in 13 sopra sto coso, anzi 14. Sono rimasti 6 caratteri proprio. Il nemico è scomparso. Non posso farlo, sir. Ci muoviamo. Cosa volete? Immediatamente. Che cosa nessun vogliamo? Nel tesoro, vogliamo un signore. Cazzo, qua siamo nella merda. Altro che... Questo edificio è senza manodopera. Il granaio è vuoto, mio sire. Il granaio è vuoto, mio sire. Perché chiedo da farina sin io, no? Porca puttana, ma come cazzo si faceva a far venire popolare? Nessun cambiamento nel tesoro, signore. Devo regalare soldi e farle venire. Ci confondete, mio signore. Se non vengono, siamo fottuti. Siamo proprio nella popò assoluta. Ma mi sa che io invece staccherò la live e vado su Ark a giocare. Siete un po' con giusto. Alex. Se c'è Alex, se non c'è Alex, pazienza. Dei ragazzuoli, se si vede dopo pranzo, vediamo con Ark o con qualche altra cosa. A più tanto.